Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un vero eroe italiano, un simbolo di coraggio e dedizione. Ha dedicato la sua vita alla lotta contro il crimine, affrontando ogni sfida con determinazione. Si è scagliato contro nemici potenti, senza mai esitare. Il suo coraggio ha ispirato una nazione intera, mostrando a tutti cosa significa essere un vero eroe. Dalla Chiesa ha affrontato pericoli che la maggior parte di noi non può immaginare, mettendo sempre il bene comune al primo posto. Ha combattuto i terroristi senza paura, dimostrando una forza d'animo straordinaria. Ha affrontato la mafia con determinazione, sapendo bene i rischi che correva. Conosceva i rischi, ma non si è mai tirato indietro, mostrando un coraggio senza pari. La sua è una storia di coraggio e sacrificio, un esempio per tutti noi. È un racconto che ogni italiano dovrebbe conoscere e ricordare. Dalla Chiesa ci ha mostrato cosa significa essere coraggiosi, anche nei momenti più difficili. Ha dimostrato che una persona può fare la differenza, anche contro avversità insormontabili. In questo video esploreremo la sua straordinaria vita, piena di sfide e trionfi. Vedremo come è emerso da umili origini, costruendo una carriera esemplare. Assisteremo alla sua lotta contro il male, sempre in prima linea per la giustizia. E ricorderemo il prezzo finale che ha pagato per la giustizia, un sacrificio che non sarà mai dimenticato. Carlo Alberto Dalla Chiesa nacque nel 1920 a Saluzzo, un piccolo comune del Piemonte, noto per la sua storia e bellezza. Proveniva da una famiglia di carabinieri, una tradizione che risaliva a generazioni. Suo padre era un ufficiale dell'arma, un uomo rispettato e ammirato per il suo servizio. Fin da giovane, Carlo apprese il significato di dovere e onore, valori che gli furono inculcati dal padre. Crescendo, Dalla Chiesa comprese l'importanza della legge e dell'ordine, fondamentali per una società giusta. Ammirava il lavoro dei carabinieri nel garantire la sicurezza delle persone e nel mantenere la pace. Sognava di seguire le orme del padre e di diventare un carabiniere, dedicando la sua vita al servizio del paese. La sua passione per la giustizia cresceva ogni giorno di più, alimentata dalle storie di coraggio e sacrificio che ascoltava. Nel 1941 mi arruolai nei carabinieri. Avevo solo 21 anni, ma ero determinato a fare la differenza. La Seconda Guerra Mondiale infuriava in Europa. L'Italia era nel caos e il bisogno di ordine era più grande che mai. Ma ero pronto a servire il mio paese, con coraggio e determinazione, nonostante le difficoltà. Dimostrò rapidamente il suo talento e la sua dedizione, guadagnandosi il rispetto dei suoi colleghi. Scalò i ranghi dell'Arma dei Carabinieri, grazie alla sua intelligenza e al suo impegno. I suoi superiori notarono la sua mente acuta e il suo carattere forte, qualità che lo distinguevano dagli altri. Sapevano che era destinato a grandi cose e che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia dell'arma. Negli anni 70, l'Italia si trovò ad affrontare una nuova minaccia, il terrorismo. Le Brigate Rosse stavano seminando il caos, rapivano persone e facevano esplodere bombe. Il paese era terrorizzato, ma io ero pronto a combattere. Fui messo a capo della lotta al terrorismo. Sviluppai nuove strategie per combattere le Brigate Rosse. Lavorai instancabilmente per scovarle. I suoi metodi erano innovativi ed efficaci. Uno dei suoi più grandi successi arrivò nel 1974. La squadra di Dalla Chiesa salvò un giudice rapito. Fu un duro colpo per i terroristi. Il popolo italiano iniziò a riacquistare speranza. Il lavoro di Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse fu rivoluzionario. Dimostrò che il terrorismo poteva essere sconfitto. I suoi successi lo resero famoso in tutta Italia. Divenne un simbolo di coraggio e determinazione. Dopo le sue vittorie contro il terrorismo, Dalla Chiesa si trovò di fronte a una nuova sfida. Nel 1982 fu inviato in Sicilia. La sua missione? Combattere la mafia. Era un incarico pericoloso. Molti prima di me avevano fallito. Ma conoscevo i rischi. La mafia era potente e spietata. Eppure ero determinato a fare la differenza. Arrivò a Palermo con un piano per ripulire la città. Iniziò a raccogliere informazioni.
Voleva capire come operava la mafia. Parlai con la gente del posto. Costruii rapporti con coloro che desideravano un cambiamento. La sua presenza in Sicilia preoccupava i capi mafiosi. Conoscevano la reputazione di Dalla Chiesa. Temevano la sua determinazione e la sua abilità. Per la prima volta dopo anni, la mafia si sentiva minacciata. La lotta di Dalla Chiesa contro la mafia non fu facile. Si trovò ad affrontare molti ostacoli. Il problema più grande era la mancanza di supporto. Molti funzionari a Palermo erano corrotti. Non volevano che le cose cambiassero. Chiesi più risorse per combattere la mafia, ma le mie richieste furono spesso ignorate. Dalla Chiesa si sentì isolato. Sembrava che stesse combattendo da solo. Nonostante queste sfide, non si arrese. Continuai il mio lavoro. Indagai sulle attività della mafia. Cercai di costruire casi contro potenti boss. Ogni giorno era una lotta. La gente di Palermo iniziò a fidarsi di lui. Videro la sua dedizione. Molti volevano aiutare. Ma la morsa della mafia sulla città era forte. Il cambiamento non sarebbe arrivato facilmente. Il 3 settembre 1982 la tragedia si abbatté. Dalla Chiesa stava guidando a Palermo con la moglie. Improvvisamente, dei killer della mafia attaccarono la loro auto. Spararono molti colpi. Dalla Chiesa e sua moglie furono uccisi all'istante. La notizia sconvolse l'Italia. La gente non riusciva a crederci. L'uomo che aveva combattuto così duramente per la giustizia se n'era andato. La mafia aveva messo a tacere il suo più grande nemico. La morte di Dalla Chiesa fu un giorno buio per l'Italia. Mostrò quanto fosse ancora potente la mafia. Ma fece anche arrabbiare la gente. Chiesero a gran voce che si agisse contro la criminalità organizzata. Il governo fu costretto a reagire. Furono approvate nuove leggi antimafia. La morte di Dalla Chiesa non era stata vana. Aveva acceso una nuova determinazione a combattere la mafia. La vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa si è conclusa troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile. Ma il suo impatto sull'Italia è stato enorme e duraturo. Ha mostrato cosa può fare una persona coraggiosa, sfidando le avversità. La sua eredità continua a ispirare le persone oggi, spingendole a lottare per la giustizia. Dopo la sua morte, molti italiani si unirono alla lotta contro la mafia, determinati a portare avanti il suo lavoro. I giovani furono ispirati dal suo coraggio e dalla sua determinazione. Volevano continuare il suo lavoro, mantenendo viva la sua memoria. Dalla Chiesa divenne un simbolo di resistenza e di speranza per molti. Oggi l'Italia ricorda Dalla Chiesa come un eroe nazionale, celebrato per il suo coraggio. Vie e scuole portano il suo nome, un tributo alla sua eredità. La sua storia viene insegnata nelle aule scolastiche, ispirando nuove generazioni. Rimane un esempio di coraggio e dedizione. Un faro per chi lotta per la giustizia. La vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa ci insegna una lezione importante, quella del sacrificio per il bene comune. Ci mostra che una persona può fare la differenza, anche nelle situazioni più difficili. Anche di fronte a un grande pericolo, dobbiamo difendere ciò che è giusto e non arrenderci mai. Il suo coraggio non sarà mai dimenticato e la sua eredità vivrà per sempre.